salve cari amici del web, mi trovo nel Borneo, sono nello sterrato di notte, sono arrivato in culo al mondo in un posto dove non c'era nulla da sostare, poi anche è pericoloso accamparsi, fare campeggio perché ci possono essere degli animali pericolosi, serpenti prima di tutto e i coccodrilli. Adesso mi trovo sulla strada del ritorno, purtroppo non ho trovato un accampamento, niente, non c'è veramente nulla. E quindi ne approfitto, ho il tempo a disposizione, andare in moto ti dà quel piacere di essere riflessivi, pensare a se stessi, andando in moto vengono in mente tantissime cose da raccontare. Adesso, scusate, ho dovuto mettere le mani tutte e due sul manubrio perché ho preso una discesa bella. Ecco, come vedete qui non sono solo, ogni tanto c'è qualcuno, bisogna stare attenti perché la strada qua non ha margini, non ha nulla, e passano un polverone della Madonna di giorno, mi hanno fatto mangiare la polvere, stranamente questo posto è disperso, però c'è la foresta che fa gola al disboscamento, piantano queste palme così, no? C'è un traffico di camion e fuori strada che è incredibile di giorno e si alza tutto un polverone e ti trovi con tutti i vestiti pieni di polvere, la faccia piena di polvere. Ecco, là in fondo c'è qualcuno che sta arrivando. Allora, questo posto che è tutto così sterrato è un cantiere immenso e stanno facendo delle vallate artificiali per fare questa strada, fanno dei passaggi incredibili con dei bulldozer e tolgono tutta la foresta che c'è attorno, la bruciano e piantano tutte queste palme e come potrete vedere dalla mappa questo posto qui a sud del Brunei è veramente fuori dal mondo, cioè questa strada qui stessa sarebbe l'unica e non c'è neanche sulle mappe perché la stanno facendo e il voler entrare in questo posto dove non c'è nessuno non è creare una strada per fare un servizio a chi vive nella foresta, perché chi vive nella foresta ha sempre vissuto in quella maniera lì, si sposta sui corsi d'acqua, vive una vita semplice, viene creata questa autostrada per andare a infierire qui dentro e se voi avrete l'occasione di andare a Miri, che è la città più grossa da queste parti, a Miri è una città che vive modestamente bene, io l'ho definito in un video la Svizzera della Malesia, ma è la Svizzera della Malesia a discapito delle risorse perché è un posto sì pieno di villette, le strade tenute bene, villette, io le chiamo villette ma in realtà sono ville di tutto rispetto, bellissime cose, c'è una quantità di ville che nessuna città italiana ha, una quantità impressionante, e tutti lì hanno macchinoni, hanno SUV, pick up nuovissimi,
E io mi sono chiesto, ma cosa serve il pick up? Ecco, quelli lì sono tutti quelle persone che si sono arricchite a discapito della foresta, hanno il pick up per venire qua e deturpare, si arricchiscono prendendo legni pregiati che poi nel mercato del bomile o del parquet hanno costi immensi e tolgono foresta per creare delle piantagioni.